Allora, dopo 2 giornate, perché questa è la seconda giornata, giusto, che voi fate, dopo 2 giornate di tecnicismi, oggi ora affrontiamo un tema completamente diverso, un tema umanistico. Parleremo di comunicazione consapevole. Ho la fortuna di collaborare con qualcuno di voi, magari anche qualcuno che non è presente qui, e quindi conosco un po' il vostro mondo. E dico sempre che non farei mai il vostro lavoro. Perché, scusate, sono sincera. Nel senso che è un lavoro difficilissimo, perché voi avete a che fare con 2 cose, come dico sempre, dovete gestire problemi e persone. E la combinazione di queste 2 cose, problemi e persone, è una miscela esplosiva. Okay. Quindi, ben venga tutti i tecnicismi che avete appreso in questi 2 giorni, perché è importantissimo, avete anche un lavoro molto tecnico, anche a livello normativo, no? Però bisogna imparare anche a gestire le persone, che è la parte più difficile forse nel vostro lavoro, perché provo a immaginare, anzi una vostra collega mi ha portato a un'assemblea condominiale, e ho visto sul campo, immaginavo, ma ho visto sul campo quanto è difficile, perché gestire la testa, le emozioni delle persone, già è difficile gestire le nostre, figurarsi quelle degli altri, ok? Quindi cosa cercheremo di fare in queste 2 ore? Cercheremo di entrare un po' nel mondo dell'essere umano, cercare di capire come siamo fatti. Come? Non gestiamo esseri Cercare di capire come siamo fatti, come sono fatte le persone, come possiamo comunicare in maniera efficace. A me piace di più utilizzare il termine consapevole perché? Perché l'efficacia è una conseguenza della consapevolezza. Quando io sono consapevole di chi ho di fronte, molto spesso trovo le porte giuste per entrare. A volte è difficilissimo, sì, non è sempre possibile, vero. Però cerchiamo di fare un passo in più.